Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di messa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Siamo qui vicino a un pozzo e il racconto del Vangelo di San Giovanni che avete ascoltato ci parla proprio di un pozzo che era in una città della Palestina che si chiama Sicar, una città in un terreno arido. L'unico posto per poter trovare acqua era proprio il pozzo antico che aveva scavato secoli il primo patriarca Giacobbe. E San Giovanni ci racconta che a quel pozzo un giorno arriva Gesù stanco del viaggio e con sete, e si siede sul pozzo, e arriva anche una donna che il Vangelo chiama samaritana, perché la regione era la regione della Samaria, e anche lei viene a prendere acqua perché ha sete anche lei. Allora Gesù sembra arrivato lì quasi per caso, perché era assetato. Invece capiamo che Gesù va lì perché aspettava quella donna, di incontrare quella donna, e anche se lei non lo sapeva. E aspettava di incontrarla perché quella donna soffriva di sete, ma la sete più grande che aveva non era quella dell'acqua che avrebbe fresca, che avrebbe trovato dentro il pozzo, una sete che aveva invece nel cuore. Se leggiamo tutto il racconto del Vangelo, voi avete sentito una parte, vediamo che Gesù porta la donna a confessargli questa sete che ha nel cuore, e la donna riconosce che ha avuto 5 mariti e che adesso ha un altro uomo insieme, e non è neanche suo marito. Allora, come mai questa donna ha avuto bisogno di cercare 5 mariti, anzi 6 uomini? Perché era spinta da una sete che la tormentava dentro il cuore. Sete di trovare un po' di affetto. Sete di incontrare qualcuno per il quale si sentiva importante. Questa era la sete più grande che tormentava quella donna, che da quel che si capisce era anche una donna intelligente, vedendo come dialoga con Gesù. Gesù la aspetta,
la aiuta a dire la sete che ha nel cuore, a dire che ha cercato in tanti modi di riempire il suo cuore. E poi gli annuncia: ti ho aspettato, perché quella sete te la riempio io, dandoti, dice Gesù, un'acqua viva che ti riempia il cuore per sempre. Aveva cercato affetto la donna, ma poi era finito. Un uomo gliel'aveva dato per un certo tempo, poi era finito, l'aveva cercato da un'altra parte, come uno assetato che cerca un po' di acqua ma ne trova poca e poi finisce. Invece Gesù dice: ti riempio per sempre il cuore, io ti ho aspettata e tu potrai fidarti di me sempre, sempre, per tutta la vita. Anzi, le fa una promessa ancora più grande e dice: tu diventerai una sorgente zampillante di acqua viva per la vita eterna. Tu, il tuo cuore non sarà vuoto, pieno di sete, ma ti riempirò il cuore in modo tale che tu diventerai sorgente, che potrai donare acqua viva, cioè amore vero. Ecco, è un bellissimo incontro, una bellissima promessa, potremmo dire un bellissimo abbraccio di Gesù a questa donna. Allora, cari ragazzi, vorrei così augurarvi di vivere anche voi questo incontro con Gesù. Gesù ci aspetta, ci conosce, sa che anche noi abbiamo questa sete, ognuno di noi ce l'ha, la sete di qualcuno che ti accoglie e ti ama. Darvi due modi per incontrare Gesù, per lasciare che Gesù vi riempia il cuore. Allora, in questi giorni che siamo a casa a causa anche del virus che ci impedisce di andare a scuola e abbiamo un po' di più tempo, provate a trovare qualche minuto per fermarvi e per aprire il cuore a Gesù, come ha fatto la Samaritana. Mettete il cuore davanti a Gesù e dite: Gesù, io ho bisogno, sento sete di sentirmi accolto con tenerezza, sentirmi amato, fidarmi veramente. E trovate questo tempo di preghiera. E mentre aprite il cuore a Gesù, gli dite: Gesù, riempi il mio cuore. Proprio riempilo tu. E Gesù riesce a farlo, riesce a toccare il cuore. Ecco il primo modo. E il secondo modo, sempre approfittando di questi giorni, siamo fermi a casa, quindi in famiglia, siamo più insieme con le persone, con i vostri familiari, cerchiamo anche di fare quel secondo passo che lui indica alla Samaritana. Diventiamo un po' noi una sorgente che zampilla amore. E allora guardatevi le persone vicino, non state lì vicino, anzi bisogna stare un po' distanti adesso, così fisicamente, no? Vicini col cuore e provate a aprire il cuore per donare, ecco, accogliendo Gesù e pregando Lui e aprendo il cuore che sia zampillante verso gli altri, sentirete il cuore pieno, come è successo alla Samaritana. Buon cammino di Quaresima.